situazione. Salve a tutti. Di quello che siamo. E sono Lucio Riose, sono portavoce del nostro gruppo, della nostra lista. E spetta a me il compito di aprire questa chiacchierata, questa presentazione, queste nostre cose. Giusto per fare un piccolo punto della situazione, vorrei raccontare brevemente come siamo nati 6 anni fa, più di 6 anni fa a questo punto. Siamo nati da un gruppo di amici, compagni, come vogliamo chiamare, immediatamente dopo le elezioni nelle quali è stata creata, votata la lista di Celeste, che è finita con tutti quanti sappiamo. Per reazione, più che giustificata, un gruppo di persone, 3 o 4 di noi, io sono arrivato in un momento successivo, soprattutto Tiberio Polone, che è stato una delle persone che più mi e ci ha raccontato cose che riguardano la politica, Andrea Odani, Fabio Leone, Ivo Biondi, sono quelli che hanno proprio fatto partire questa cosa, immediatamente dopo l'elezione. In un momento successivo, distante, sono arrivato poi io e altri amici che nel frattempo ci sono aggiunti, oltre ai tutti che sono arrivati strada facendo, la gran parte dei quali sono presenti con noi. Perché è nata la sinistra di Sedriano? È nata perché si è capito immediatamente dopo quelle elezioni amministrative che era evidente che non c'era a Sedriano un'attività politica che coinvolgesse e tutelasse chi pensava alla politica da sinistra. Sinistra che non deve essere una parolaccia, non deve essere più parolaccia, ma è da anni si continua, qualcuno cerca di demonizzare, di cancellare questa parola. Sinistra, a mio parere, forse non solo parere mio, è il modo di intendere la vita, di intendere le cose, il modo di pensare, il confronto con altre persone, la socialità. Qualcuno tende a demonizzare questa espressione, invece secondo me in scia regga, come si dice. E il motivo quindi è stato questo: abbiamo capito che non c'era un riferimento che ci potesse coinvolgere a livello locale, questo era anche prima delle votazioni, sta passando per la quarta volta l'amico Fritz, prima facile, ci fidanzeremo. E allora abbiamo pensato di fare questa cosa, di creare una cosa nostra, indipendente da partiti nazionali, da movimenti nazionali, da realtà nazionali, assolutamente indipendente, cioè non volevamo, non vogliamo tuttora e non rendiamo conto a nessuno se non a noi che lavoriamo esclusivamente nel nostro territorio. Perché volevamo che questa cosa sorgesse dal basso, da quello che noi siamo, gente che abita a Sedriano, che si conosce, per capire più da vicino quali sono le problematiche che ci possono essere in un luogo come il nostro e soprattutto per cercare di fare qualcosa conoscendo da vicino i reali problemi. E quello che non volevamo e che non sta tuttora accadendo è che qualcuno dall'altro ci dice sì, vabbè, hai ragione, però sarebbe più conveniente, a noi non interessare, non interessa questo, con tutti i pro e i contro che può comportare questa cosa. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto in questi anni, e molte persone si sono avvicinate a noi dal punto di vista proprio del gruppo, diciamo, ufficiale, tra virgolette, della cosa. Anna, Franco, Antonio, Vittorio, molti altri, Adelaide, Luciana e altri ancora, e altri che purtroppo non sono presenti perché è lavoro o altre cose, ma soprattutto si è avvicinata molta gente che ci ha conosciuti con il nostro frequentare i consigli comunali, con il nostro borbottare, con il nostro blog che fortunatamente ancora oggi ha un buon riscontro, con i nostri presidi per strada, con tutte queste situazioni che abbiamo scelto di portare avanti in tutti i periodi, non solo quando si va a votare. Ci siamo, finalmente siamo arrivati a presentare la nostra lista, come al solito siamo stati i primi a presentare la lista, i primi a raccogliere le firme necessarie con una maggiorazione utile per appoggiare la lista. Saremo i primi a settimana prossima a portarla in comune perché vengono trasferiti, cioè siamo contenti di vincere. Siamo con lei, speriamo di essere anche tra i primi a vincere, perché questo è l'obiettivo. È chiaro che qualunque cosa succeda, noi siamo belli in tutti i casi, come dice Rossella, in ogni caso, no? Com'è?
In qualunque modo, in qualunque caso sarà un successo. Quindi non abbiamo nulla da rimproverarci, stiamo remando forte da tanti anni e lo faremo ancora di più anche in futuro, qualunque cosa accada. Si vada ad essere rappresentativi, si vada ad essere in opposizione, qualunque cosa, però non è importante. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto finora. Mi ero dimenticato di dire anche Massimiliano nel fondo. Scusa. Direi che per quello che mi riguarda potrei anche fermarmi qui. Potremmo adesso magari approfondire per rappresentare, ricordare quelle che sono state le cose più significative che abbiamo portato avanti con il nostro lavoro, pur essendo neanche opposizione proprio fuori dal Consiglio, quindi questo ci fa molto piacere. Direi che Ivan può... Professore, io sono i bambini, molti di voi mi conoscono. In questi anni le battaglie che abbiamo portato avanti come opposizione di strada, perché non avevamo un Consiglio Comunale, sono state tante, molte delle quali con una durata anche di oltre un anno, due anni. Ad esempio ha iniziato con il 2010 con Piazza Colore, che fu la prima chicca di Celeste che aveva aperto la piazza, nel programma aveva scritto Paese a misura d'uomo, poi aveva aperto la piazza per far figura a qualcuno. E là ci fu proprio la prima battaglia, con assemblee pubbliche, volantini, presidi. Poi sempre nello stesso anno, 2010-2011, con la questione dell'acqua pubblica, con il referendum, quando abbiamo fatto il blitz in Consiglio Comunale, abbiamo bloccato il Consiglio Comunale, abbiamo proposto, ha portato la nostra mozione e poi nel Consiglio Comunale successivo è stata approvata all'unanimità. Poi il 2011-2012 è stato famoso per il Bennett, che tuttora adesso i commissari hanno fatto una mediazione molto a ribasso di 50.000 euro. E le battaglie per il Bennett erano suddivise in due tronconi. Uno, la questione delle modifiche al progetto senza passare al Consiglio Comunale, e questa qua è uscita tuttora. Adesso hanno modificato il progetto del Bennett, che all'inizio non era Bennett, era un altro operatore ed era oltretutto diverso da quello che doveva essere oggi. E già nel 2011, Monti Bene, novembre 2011, aveva detto che le modifiche non erano difformi e oltretutto dovevano passare al Consiglio Comunale, cosa che ha tirato fuori ultimamente anche il commissario. E poi sempre sul Veneto la questione dei dipendenti, siccome già 6 mesi prima era stato inaugurato quello di Cornaredo, hanno fatto con i lavoratori che hanno da porco, nel senso che erano assunti per un mese e poi lasciati a casa, avevamo chiesto garanzie. Fortunatamente qualcuno ha visto che si trattava di un mese rinunciato, altri è successa la stessa cosa, però bene o male c'è stata una pressione che ha portato comunque a tenere alta l'attenzione. Poi 2011-2012 c'è stata la famosa integrazione tariffaria, che siamo, oltre che non essere in Consiglio Comunale, e abbiamo portato alcune mozioni, sono riusciti a portare una mozione anche in Consiglio Provinciale, con Massimo Gatti, che adesso dovrebbe arrivare. E là abbiamo chiesto di fare l'integrazione tariffaria, quindi biglietto, autobus, treno, metro più treno, bravissimo, anche in questa zona qua. Ci fu una mozione consigliare provinciale che fu votata all'unanimità dell'opposizione, quindi UDC, e fu bocciata totalmente da Forza Italia e Lega Nord. E anche su questa cosa qua sono andati avanti con presidi, volantini, filmati, sempre in tasca nostra oltretutto. Poi arriviamo sempre nel 2011-2012 con la Villa Colombo, il PI Cascine San Giuseppe, che ha fatto saltare la Lega Nord, che oltretutto c'è traccia anche delle intercettazioni con Scalambra. Là noi abbiamo presentato le osservazioni, sono stati forse gli unici, forse la Lega Nord e l'UDC, perché prima non avevano anche presentato. Hanno chiesto di modificare, non è stato modificato, poi si è trasformato in un ricorso al TAR con tutte le opposizioni, Lega Nord, UDC e PD. Abbiamo vinto il ricorso al TAR, abbiamo vinto il Consiglio di Stato, attualmente anche là non si capisce oggi cosa succede, nel senso che il Consiglio di Stato è stato chiaro, comunque un ritorno abusivo, la volumetria di, non ricordo, 37.000 metri cubi, giusto, non si deve fare, ma sembrerebbe che i commissari stiano optando per un 17.000 metri cubi, con nesso, parco, fontanile, tutta un'altra serie di cose.
E poi arriviamo al fatidico 2012, quando c'era il forestato, e in quell'anno là siamo scatenati, nel senso che abbiamo fatto qualcosa come 100 post, due alla settimana chiedendo le dimissioni, hanno fatto il famoso, la famosa corteo spontaneo, quando sono andati a chiedere sotto casa sua le dimissioni. Una sera ci siamo trovati là, abbiamo riempito le aiuole di Pandirini chiedendo le dimissioni con lui vestito da Pinocchio. Là e abbiamo chiesto un incontro al prefetto con Massimo Gatti, ha raccolto le firme di tutti i consiglieri della zona, e cercando di tenere alta l'attenzione, perché la nostra paura era che quello tornava, come poi stava succedendo, come se nulla fosse, e continuava a fare il sindaco. Infatti anche quando poi lui ha ripreso la sua poltrona, abbiamo continuato, perché lui ci aveva cacciato fuori anche dalla sede, perché noi avevamo la sala consigliare che ci avevamo passato, essendo noi però avevamo il primo candidato non eletto. E quindi là è stato un anno veramente che a volte ci sentiamo come Don Chisciotte con un movimento, perché poi spesso e volentieri siamo rimasti anche soli. E poi arriviamo alle cose più recenti, col 2014, con il centro estivo e l'aumento delle rette, e l'amianto, una battaglia sull'amianto che ha portato, anche altre battaglie hanno portato vittorie, alcune parziali, altre che sono ancora in fase di sviluppo. Come il centro sportivo, per esempio. Come il centro sportivo. E sull'amianto, anche là, due anni, tondi, assemblee, abbiamo fatto diverse assemblee nella zona, abbiamo fatto una anche a Sedriano, volantini, post, richieste, su richiesta la commissione straordinaria, Celeste, ma per lui non c'è risposta, perché siamo partiti con Celeste, no? Aveva altro cui pensare in quel periodo là. E finalmente la commissione straordinaria, oltretutto sono persi dei treni, perché hanno perso due o tre volte i benefici economici sia dalla regione che dallo Stato. E alla fine i commissari a luglio sono usciti a maggio, giugno, acchiappare alcuni benefici, hanno fatto i lavori che stanno concludendo adesso, comunque qualcosa si è già concluso, sia sulla scuola Matteotti, sulla scuola Fagnani, che sul refettorio della SIMA. Quella è stata una bella soddisfazione. Eh sì, c'è stato uno stanziamento di 200. Qua poi c'è una riflessione, che le cose si possono fare anche dall'opposizione, quindi c'è sempre questa cosa di... Se si lavora bene come abbiamo fatto noi si possono fare tantissime cose. E poi l'ultima battaglia con il buon Antonio, che poi magari alla fine dell'incontro ci spiega un attimo su PGT. Noi sono stati anche qua, questo qua di qualche mese fa, sono stati gli unici che hanno portato come gruppo politico l'osservazione al PGT. Tant'è che le nostre osservazioni in parte sono le stesse della provincia, dell'ex provincia, della città metropolitana. Abbiamo chiesto riduzione ci sono molte zone che sono coinvolte da costruzioni, cioè ad esempio la Scavella, dove vanno a fare dei capannoni che non si sa cosa servono. E comunque la Consiglio Metropolitano, meno male, sono quello che abbiamo fatto nelle nostre situazioni. Quindi adesso aspettiamo dalla commissione straordinaria che ci sia una notevole riduzione sui terreni. Queste ne sono alcune per non stare a tirare troppo. E poi ci sono state tutte le azioni ordinarie, quotidiane, perché noi sono 6 anni che ci sentiamo tutti i santi giorni, quindi chi segue il nostro bando vede che è una cosa che oltre 4-5 cose è sempre in fermento. E le cose che abbiamo fatto sono veramente, veramente tante. Io, e poi chiudo, penso che non ci sia nessuna forza locale che abbia fatto, non vogliamo essere arroganti, ma un ventesimo di quello che abbiamo fatto noi, visto che nessuno, l'opposizione non c'è stata se non la nostra. E per questo, con questo bagaglio che abbiamo costruito dal 2009 oggi, ci presentiamo ai cittadini cercando, sperando sicuramente, di portare in Consiglio Comunale quello che è stato il lavoro svolto fino ad oggi. Lascio la parola al candidato. Sì, volevo aggiungere solo una piccola cosa. Qualcuno ci ha chiesto, se lo chiede in modo abbastanza ricorrente, ma se siete sinistra perché evidentemente eventualmente non pensate di fare una cosa con il centro-sinistra? E a quel punto ci scappa storicamente da ridere, perché il PD
sa perfettamente che non la pensiamo come loro, lo sa da sempre, per molto tempo ha pensato che sarebbe arrivato un giorno nel quale ci saremmo trovati magari in qualche maniera in sintonia o in supporto a loro, non ci interessa, noi vogliamo essere noi fino alla fine e siamo anche contenti che possiamo fare per questa motivazione. Non so se quindi sia contento di questo atteggiamento, ma noi questa realtà la dobbiamo uscire. Vai. Allora, come tutti ben sapete, dopo 2 anni di commissariamento, il 15 di novembre prossimo torniamo alle urne e va eletta l'amministrazione comunale. E in questa occasione abbiamo fatto questa riunione e siamo qui presenti perché volevamo appunto presentare il nostro programma elettorale. Vorrei innanzitutto dire una cosa: questo programma è il frutto di un grande lavoro condiviso che è durato più di un anno. Ognuno di noi, cittadino e fruttore del nostro paese, ha messo sul tavolo di lavoro, perché è stato veramente un grande lavoro, la sua esperienza, le sue idee, le sue competenze, la sua memoria, ma prima di tutto ognuno si è chiesto come cittadino che cosa avrebbe voluto per questo comune, che cosa non avrebbe voluto. Veramente questo programma si può descrivere come un puzzle, perché ognuno di noi ci ha messo la sua tessera e questa tessera si è incastrata benissimo, perché ne è venuto fuori un bel lavoro. Qualcuno ci ha messo lo zampino in qualità di nonno e genitore, per esempio, qualcun altro come giovane studente, fruitore e conoscitore dei nostri poli scolastici, qualcuno ci ha messo la sua competenza ambientalista, qualcun altro la sua vita quotidiana di pendolare, qualcuno la sua esperienza politica e la sua esperienza di sindacalista. Qualcuno ci ha messo la sua insoddisfazione, la sua soddisfazione, la sua rabbia e il suo dolore. Veramente è stato un lavoro condiviso e fatto in questo modo. Del nostro programma certo non si può dire, cioè si può dire tutto, ma non si può dire che sia composto da pezzi preconfezionati e utili per tutte le occasioni. Che cambiate le disposizioni, sistemate in qualche altro modo, può essere utilizzabile per tutti i comuni, perché questa è un po' la situazione che noi abbiamo visto nelle nostre altre forze politiche che ci sono qui in Sedriano. No, questo è un programma che è nato veramente dalle idee di tutti. Vi garantisco che ogni parola, ogni argomento sono stati discussi, condivisi, pesati, ricercati e scritti per dare la massima chiarezza del nostro pensiero per Sedriano. È stato veramente un grande lavoro di cui possiamo andare orgogliosi e allora in questa sede permettetemi di ringraziare tutte le persone, i componenti di Sinistra Sedriano che sono qui presenti, che ci hanno messo costanza, impegno e veramente un lavoro quotidiano al di fuori di quello che è le normali cose, perché ognuno anche a casa ha stampato, ha verificato, ha corretto. È veramente stato un lavoro fatto in questo modo. Fra l'altro mi risulta che a tutt'oggi noi siamo gli unici a presentare un programma elettorale strutturato, completo, che tra l'altro a giorni consegneremo in comune, come appunto ha detto Lucio, e forse saremo anche i primi, perché noi è già da molto che ci stiamo lavorando, qualcuno invece sta ancora rincorrendo le date e le situazioni che si sono create in questo momento. Allora, entriamo un attimo nello specifico. Questo documento l'abbiamo chiamato Manifesto per Sedriano. Qualcuno potrebbe dire, beh, sono di sinistra, l'ha chiamato manifesto. Forse è così, perché era un nome che ci piaceva, ma l'idea è stata quella di che fosse un documento ben leggibile, alla portata di tutti, come un manifesto informativo che venisse affisso al muro e che tutti potessero fruire. E
l'inizio di questo documento presenta i principi ispiratori della nostra politica di sinistra e fondamentalmente cerca soluzioni con delle proposte alle problematiche di Siena. Fra le altre cose è redatto come lo pensiamo noi, che siamo di sinistra, e contiene anche i suggerimenti che ci sono arrivati dai cittadini. Non sono moltissimi, ma comunque qualcuno ci è arrivato e ne abbiamo tenuto conto. È un programma molto dettagliato, ben articolato, forse un po' ambizioso, bisogna dirlo, ma pieno di buone intenzioni e di idee, perché è così che secondo noi deve essere il programma. È importante dire una cosa, l'ha già detto Lucio, ma vorrei ribadirlo perché è una cosa che a cui teniamo molto. Tutti noi che abbiamo partecipato a questo programma e ci candidiamo, abbiamo intenzione di lavorare sempre dentro o fuori dal Consiglio Comunale, comunque vadano queste elezioni. Lavoreremo sempre per quanto sarà possibile, rimboccandoci le maniche, per portare avanti tutti i punti di questo programma, facendo anche opposizione se sarà necessario e non ci verrà concesso di entrare nelle stanze quelle dove si governa il comune. Questo però tenendo sempre presente che noi non possiamo promettere nulla che non si possa mantenere, perché la situazione del comune non è una situazione florida, perché ci sono dei debiti, perché bisogna sempre avere a che fare col bilancio, il bilancio che per un comune è sempre blindato, quindi promesse non se ne possono fare. L'idea è quella di portare avanti tutte le idee e le cose che sono indicate in questo documento, dentro o fuori dal comune. Allora, entriamo un attimo nello specifico. Chiaramente non si può parlare di tutti i 38 punti che ha questo programma, perché come vi dicevo prima è molto dettagliato, ma serviva farlo dettagliato proprio perché doveva raggiungere tutti i cittadini e bisognava affrontare tante piccole problematiche che ci sono nel nostro comune, che si sono create strada facendo, sia con i 2 anni di commissariamento che hanno creato uno stallo sotto tutti i punti di vista, sia anche dovuti al nostro ex sindaco che è stato deposto, che insomma ha lasciato un po' di pasticci. Quindi, ritornando al nostro sindaco deposto, l'argomento principe, il primo argomento che riguarda questo programma è la legalità. Noi siamo consapevoli che poco c'è stata negli anni passati e secondo noi questo argomento va ricercato, voluto, insegnato. Vanno rinforzati gli anticorpi e in modo particolare nelle giovani generazioni bisogna lavorare anche nelle scuole e bisogna chiedere alla cittadinanza più partecipazione attiva, perché quello che abbiamo sempre detto e pensato, se questo cancro si è infiltrato nelle istituzioni cittadine è anche perché si è delegato troppo e non si è vigilato abbastanza sotto tutti i punti di vista. Quindi all'inizio di questo programma noi chiediamo una cittadinanza attiva che non si esaurisca solamente col voto, il voto elettorale, ma che diventi un impegno quotidiano di tutti. Volevo salutare Massimo Gatti che è venuto a trovarci. Grazie. Allora, noi abbiamo dato già, Tiziana, un'idea ai cittadini dei punti che ci sembravano più importanti, dando un volantino e direi
che analizziamo magari i nostri punti di questo programma rispettando appunto un attimo queste che sono le priorità, che secondo noi sono i punti forti di questo programma. L'altro secondo elemento del programma è, noi l'abbiamo chiamato cemento zero. Perché? Perché per recepire ogni digitalizzazione, perché bisogna portare avanti progetti che sono già stati fatti dalle precedenti amministrazioni, si pensa sempre a un consumo del territorio per costruire case. Bene, noi di questo non lo vogliamo così. Noi diciamo che prima di decidere di utilizzare il territorio per costruire delle case bisognerebbe fare delle verifiche, fare una fotografia della situazione attuale e cercare di capire se è proprio necessario utilizzare ancora e consumare questo territorio, perché invece ci risulta che in questo comune ci siano un sacco di case sfitte, case costruite e non vendute, ci siano case delle corti, case che invece potrebbero essere incentivate per una ristrutturazione e tornare utili per essere poi vendute o occupate da chi invece ha questo bisogno di case. Quindi a noi preme molto che si consumi meno territorio possibile, perché ci pare che se ne sia già consumato abbastanza. Fra le altre cose, il nostro è un territorio prettamente agricolo, abbiamo aree di parco sud, abbiamo molto verde e questo ci preme moltissimo. Fra le altre cose, in questo programma vengono fatte anche delle indicazioni per delle eventuali cose che si potrebbero fare. Per esempio abbiamo pensato di costruire pochissimo, e quel poco che verrà costruito deve essere assolutamente costruito in edilizia convenzionata, privilegiando i redditi bassi e le giovani coppie. E con l'aggiunta di inserire la nuova modalità di locazione con patto di futura vendita, che è una delle modalità che sta venendo fuori rispetto alle vendite delle case, ma comunque evitare di costruire troppo, perché secondo noi ce n'è abbastanza. Questo è una cosa che abbiamo messo quasi come secondo punto importante. Fra le altre cose ci preme moltissimo anche rivalorizzare il centro cittadino, perché secondo noi deve rimanere un centro di socializzazione per l'intera cittadinanza e per la comunità. Quindi all'interno di questo programma, sempre per quanto riguarda l'urbanistica, per quanto riguarda queste cose, abbiamo aggiunto alcuni punti, per esempio risolvere alcune criticità veicolari e di traffico che si creano all'interno del comune, perché ci sono delle problematiche. Ad esempio abbiamo fatto una proposta di inserire nella via di Amicis, che è la via più importante del centro, la zona con limite a 30 km orari, perché c'è una pista ciclabile che funge anche da marciapiede e dove purtroppo le macchine corrono. Fra le altre cose, è una delle vie dove passano costantemente i bambini per andare a scuola, perché si trovano proprio su questa via. Quindi queste sono alcune delle soluzioni che noi avremmo creato. Senza considerare, e ne aveva parlato anche Ivan perché era stata chiusa, che chiederemo di ripedonalizzare la piazza Cavour, perché secondo noi deve diventare non un banale passaggio per abbreviare la strada per chi deve andare nella strada opposta, ma deve ritornare una piazza che deve essere fruita dai cittadini,
proprio perché bisogna mantenere questo centro e farlo diventare un centro fruibile bene da tutti. Un'altra cosa che abbiamo sviluppato più avanti è la cura del verde pubblico. Allora, in questi due anni di commissariamento il verde pubblico è stato lasciato come l'ultimo dei pensieri, no? Perché c'erano altri problemi, perché non si poteva investire per quello, per quello e per quell'altro. Il problema è che ci siamo ritrovati con una situazione di verde pessima, moltissime piante che erano state piantate, anche nel nostro parco, eccetera, sono state lasciate morire. Non sono stati messi in atto tutte quelle cose che dovevano consentire l'irrigazione anche in questo periodo estivo che è stato particolarmente torrido, e quindi noi abbiamo perso tantissimo patrimonio verde, che sarà un ulteriore costo, perché io ritengo che queste piante, che questa manutenzione, che questi parchi debbano essere tenuti e tenuti bene, perché sono una delle cose che il cittadino fruisce di più. I bambini vanno al parco a giocare, ci si va in bicicletta, abbiamo un bellissimo parco che desta in condizioni alquanto pietose. Noi sul nostro blog abbiamo fatto un bellissimo filmato, siamo andati a vedere e ci sono delle cose veramente che non devono esserci in comune. Perché? Perché questa cosa ha effetti psicologici e i cittadini sono molto attenti a queste cose e hanno ragione, perché far andare in malora queste cose vuol dire buttare via i soldi dei cittadini che hanno contribuito a sistemare queste aree e purtroppo sono state lasciate dare il di grado. Quindi un'altra di queste cose sarà appunto verificare puntualmente che chiunque andrà su in questo comune si occupi anche di queste problematiche, perché sono veramente importanti. Un'altra cosa che ci sentiamo sempre dire dai cittadini quando facciamo i nostri presidi, le nostre distribuzioni di volantini, è il degrado del manto stradale, dei marciapiedi, buche dappertutto, delle segnaletiche stradali, e purtroppo questa è una situazione che ci ritroviamo proprio perché per due anni c'è stato un fermo, uno stallo. I cittadini pensano che non si siano spesi soldi bene, è difficile fargli capire che invece purtroppo c'erano delle priorità diverse, però sicuramente queste cose vanno ripristinate, perché noi abbiamo piste ciclabili dove parcheggiano le macchine, non so, zone dove ci sono le discese dagli autobus che non sono fruibili perché mancano delle tettoie, cioè ci sono delle cose che sono proprio lasciate al degrado, e queste sono delle cose importantissime che bisognerà assolutamente ripristinare. Una cosa volevo dire rispetto all'argomento cemento zero, poi chiudo l'argomento. Noi siamo contrarissimi a fare altre strutture commerciali nel territorio di Seviano. Rispetto al PGT sono venute fuori aree che dovevano essere destinate a edilizia abitativa, ma che nel bel mezzo prevedevano 3.000 metri quadri, 1.500 metri cubi adibiti, che sarebbero dovuti essere ad attività commerciali. Fra l'altro nel centro cittadino, si parlava dell'ex area Borletti, non so se potete immaginare. Ecco, allora, secondo noi un altro centro commerciale non ci serve, assolutamente. Semmai, se fosse possibile, noi dovremmo utilizzare questa possibilità per fare qualcosa per i cittadini. Non so, qui sarebbe necessario fare un'altra piscina, sarebbe necessario, che ne so, fare delle cose che i cittadini possano fruire, ma sicuramente una struttura commerciale non ci serve e non ne abbiamo bisogno.
anche perché vanno sostenute le attività commerciali che ci sono. Certo. A Sedriano e che stanno risentendo. Ecco, anche perché, perché basta andare in giro per Sedriano e vediamo tantissime saracinesche. Esatto. Questo perciò sicuramente vanno sostenute le attività che ci sono, senza andare ad agevolare altri centri commerciali di cui non abbiamo sinceramente bisogno, visto che ormai ogni paese, non so, non si sa come mai, ma deve avere per forza il suo centro commerciale. L'abbiamo avuto, adesso basta, insomma, direi che un altro sarebbe veramente di troppo. Allora, un altro argomento che abbiamo indicato nel nostro programma e che ci sembrava importante era quello del potenziamento e della riqualificazione del centro medico funzionale. Allora, è una struttura utile, importante, fruita da molti, ma che purtroppo ha delle pecche, perché venivano in tempi passati date alcune specialità, ad esempio ospitava un consultorio con un'ostetricia, con anche assistenza per il puerperio, ma queste cose sono state tolte da Celeste in primis e poi dai commissari non sono state più ripristinate. Allora, secondo noi è una, come posso dire, una struttura da potenziare, sicuramente andranno reinserite queste cose che secondo noi sono basilari per i cittadini e sicuramente bisognerà farlo funzionare bene e sfruttare queste strutture in modo diverso. Sicuramente non siamo d'accordo con ciò che sentiamo dire ultimamente, privatizziamo e diamo in gestione, non siamo d'accordo, è una cosa comunale, è all'interno di locali comunali e il comune deve fare in modo che funzioni bene per i cittadini. Perché? Perché noi dobbiamo dare la possibilità a 360 gradi a tutti i cittadini di poter fruire, dai bambini, dagli anziani che non possono spostarsi sul territorio, in questo caso avrebbero un luogo sanitario vicino, raggiungibile e utile anche per queste cose. Allora, un altro argomento che ci sta molto a cuore, e già ne abbiamo accennato rispetto alla bonifica dell'amianto, sono le scuole pubbliche. Allora, noi abbiamo un parco pubblico di scuole, dei plessi, che sono un po' obsoleti e che andrebbero sicuramente ristrutturati e ridimensionati. Fra le altre cose, alcuni locali scolastici sono occupati da delle strutture comunali. Faccio l'esempio della biblioteca che è ospitata all'interno di aule della scuola media. Faccio presente anche che abbiamo una sala consigliare, un auditorium che viene utilizzato come sala consigliare. Quindi c'è uno sfruttamento di queste zone, di queste aree, che non è solamente dedicato per la scolarità, ma viene utilizzato anche per altre cose. Per esempio per la biblioteca andrebbe creata una soluzione diversa e magari sfruttare queste aule per implementare un pochettino quello che è la necessità attuale che serve ai ragazzi, che so, inserire, liberare questi locali e trovare un'altra struttura per la biblioteca che noi avevamo ipotizzato poteva essere inserita all'interno della Villa Lavena, ma purtroppo la Villa Lavena non rudere e non ci sarà da fare una cosa radicale, perché non penso che possa essere utilizzata a breve per mettere nulla di tutto ciò. Però potrebbe essere anche questo una modalità per aiutare la scuola, per dare ulteriori spazi. Naturalmente questo lavoro della bonifica dell'amianto è stata una delle cose più importanti che abbiamo raggiunto, ma occorre vigilare, perché noi siamo riusciti a bonificare l'amianto che c'è sul tetto, ma l'amianto c'è dappertutto, per cui sicuramente occorrerà all'interno di questa, voglio dire, ristrutturazione di questi locali, andare a cercare anche all'interno delle scuole, ma proprio all'interno, se ci sono anche da fare queste modifiche in questo senso. Perché? Perché purtroppo quando si parla di
case di scuole costruite 40-50 anni fa e qua ci siamo, c'è il nostro asilo che forse è ancora più vecchio, e purtroppo l'amianto era uno dei materiali più utilizzati al mondo e c'è dappertutto, c'è nelle progettazioni, nei muri, per cui questa cosa bisognerà farla con attenzione proprio per cercare di eliminare questo problema una volta per tutte, perché bisogna farlo assolutamente. Un'altra cosa che riguarderebbe le nostre scuole pubbliche è che purtroppo noi abbiamo poche strutture ricettive sportive. Abbiamo delle palestre che vengono utilizzate sia dalle scuole ma anche nel pomeriggio dalle varie associazioni sportive e non bastano, non ci bastano, cioè ci sono le associazioni sportive che fanno a pugni per accaparrarsi la palestra, addirittura ci sono certe strutture che fanno i doppi turni, cioè vuol dire che questa cosa va implementata. In modo particolare c'è la nostra scuola della Roveda che è priva completamente di una palestra. C'è un seminterrato che viene utilizzato per metà come mensa per i bambini che vanno a mangiare e per l'altra metà come pseudo palestra, ma voi mi capite che non si può fare nulla perché è piena di pilastri nel mezzo, ha un soffitto che è bassissimo e quindi all'interno del nostro programma, se riusciremo a farlo, l'idea è quella di dare un'altra palestra utilizzabile sia per la scuola di Roveda che ne ha bisogno e quindi per dare un'altra possibilità alle associazioni sportive per magari aggiungere alle cose che si fanno adesso delle altre attività. Sicuramente la nostra idea è quella di fare una costruzione che sia in bioedilizia, che rispetti il consumo energetico, che sia fatta con certe particolarità, perché è quello che bisogna fare nel futuro, non si può costruire una bella palestra quadrata e chi si è visto si è visto, bisogna anche garantire queste cose, perché il risparmio è importantissimo, l'utilizzo di materiali ecologici ed è questa una delle cose che abbiamo inserito ad esempio all'interno di questo programma. Un'altra cosa che si lega alla scuola pubblica è che abbiamo un'idea degli asili nido che debbano essere per tutti e che nessun cittadino debba essere scuola. Allora, è vergognoso che rispetto alle liste di attesa e di richiesta di usufruire un asilo nido non si riesca mai a esaurire tutte le richieste. Ad esempio noi abbiamo un asilo nido nel quale c'è un'ala che è stata costruita nelle precedenti amministrazioni, ancora prima di quella di Celeste, che è lasciata là, abbandonata, non è mai stata data la abitabilità, non viene utilizzata, ci sono delle problematiche strutturali e noi non capiamo perché, visto che c'è questa necessità di avere posti per portare questi bambini al nido, non si fa nulla per cercare di sfruttare questa ala e incrementare i posti disponibili all'asilo. Per cui per noi è importante che nessun cittadino venga escluso. Si potrebbe anche valutare che se non basta la struttura esistente si può anche costruirne dell'altra o addirittura utilizzare delle strutture che attualmente vengono, ad esempio alla Roveda c'è una struttura dove ogni tanto vengono ospitati il gruppo degli anziani, era la vecchia scuola elementare della Roveda, è in un angolino lì così, e lì potrebbe essere utilizzata per creare ulteriori posti per queste cose, e quindi va utilizzata in questo senso. Un altro punto di questo programma riguarda l'ecocentro e la gestione dei rifiuti urbani.
Allora, dai cittadini continuiamo sempre a dire oh, ma Sembriano è sporca, oh, ci sono sempre un sacco di cose in giro, cestini sempre pieni, rifiuti dovunque. È vero, è verissimo, perché noi stessi ci siamo messi a fotografare queste situazioni, le abbiamo pubblicate, le abbiamo messe sul blog, addirittura io sono andata dal commissario e gli ho fatto vedere le fotografie e loro, vabbè, hanno detto faremo quello che possiamo e questo è quanto. Allora, il discorso qual è? Che bisogna dare la possibilità ai cittadini di avere la massima disponibilità per conferire i loro rifiuti. Il nostro ecocentro purtroppo questa massima disponibilità non ce l'ha, non ha degli orari consoni, non effettua un'apertura continuata tutto l'anno, fa degli orari d'estate, fa degli orari d'inverno, ultimamente era stato messo, cos'era, una specie di badge, perché bisognava che solo i cittadini e guai a chi entrasse in questo ecocentro, magari anche a riprendere la roba e riutilizzarla, guai, questa cosa non si poteva assolutamente fare. E per cui i cittadini, se non sono agevolati da questo punto di vista, se non hanno gli orari a portata di mano, se non riescono dopo il lavoro a poter andare a buttare i loro rifiuti, che cosa fanno? Lo spargono sul territorio e allora vanno negli angoli più remoti, vanno nei territori di confine, vanno all'interno dei canali eccetera e buttano di tutto. Dall'amianto che abbiamo trovato in giro per Sembriano, ai rifiuti, alle macerie, ai laterizi, di tutto. E allora questo ecocentro va rivisto, va ripreso in mano e bisogna che sia fruibile al massimo, proprio perché i cittadini devono avere la massima disponibilità per portare i loro rifiuti. Chiaro che bisogna che ci sia anche un po' più di vigilanza sul territorio rispetto all'abbandono dei rifiuti. Ultimamente questo assolutamente non c'è sotto nessun punto di vista. I nostri vigili questa cosa non la fanno, sono sotto organico. Perché sono sotto organico e questo è un problema. Perché anziché, io la vedo così, scusate, ma è una mia prerogativa, anziché andare in giro a dare le multe o ad andare a fare queste cose, sarebbe più importante che presidiassero il territorio, visto che ci sono queste problematiche relative anche ai rifiuti. Difatti, un'altra cosa che ci piacerebbe fare è, visto che i nostri cestini sparsi in giro per il territorio vengono utilizzati per conferire l'umido, per conferire i rifiuti, quelli non riciclabili, ci si trova di tutto e di più, vi garantisco che se volete vi dimostro le foto, io ci ho visto dentro una volta le ganasce dei freni di una macchina che qualcuno se li è cambiati e ha pensato bene di infilarli dentro di un cestino porta rifiuti, abbiamo pensato che sarebbe utile mettere dei rifiuti, dei cestini divisi, cioè mettere il cestino verde, perché purtroppo la gente va educata a questa cosa, cestini nel quale impedire l'ingresso del rifiuto grosso, dove si può mettere solo la carta, dove va messo solamente la bottiglia, piuttosto che, e quindi magari mettere tre cestini anziché uno, in modo da incentivare questa cosa e far vedere ai cittadini come si devono comportare. Purtroppo bisogna istruire la gente, istruirla per il loro bene, perché se la gente conferisce male il rifiuto, alla fine ne ha solamente un danno anche economico, perché la cosa che costa di più in assoluto da smaltire è l'indifferenziata. Per cui un'altra cosa che avremmo scritto nel nostro comune è innanzitutto fare dei corsi, istruire la gente su come conferire i rifiuti, mandare degli opuscoli a casa, aiutare gli anziani che spesso vengono, dicono Dio, adesso questa cosa dove la metto, dove, ecco, questo sarebbe importantissimo ed è una cosa da fare, magari lavorare anche sugli stranieri che magari non capiscono bene la lingua, hanno delle difficoltà oggettive per capire come devono conferire i rifiuti. E questa cosa però
non farla solamente agli adulti, questa cosa va fatta nelle scuole, perché noi dobbiamo cominciare a lavorare sui giovani, sui bambini, perché i bambini saranno delle persone adulte nel futuro e se loro riescono a capire l'importanza del conferimento della pattumiera fatto per riciclabile o non riciclabile, noi abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo. Io non ricordo, i miei figli sono andati nelle scuole elementari, medie di questo comune, io non ricordo di aver mai sentito che uno dei comuni che si sono avvicinati, dei sindaci, abbiano mai fatto una campagna sui rifiuti a scuola, si sono limitati a mettere all'interno delle classi un bel cartone dove poter mettere la carta e chi si è visto, questo è quello che io ho visto, e invece no, e invece bisogna fare qualcosa di più. Ci sono comuni che sensibilizzano, bisogna sensibilizzare questa, anche con attività ludiche in attraverso attività ludiche, quindi quel bambino è anche più facile da istruire, passando anche attraverso il gioco, insomma, ci sono comunque delle realtà che ce lo dimostrano, paesi anche di limitrofi ai nostri hanno contribuito parecchio in questo senso, organizzando anche parecchie cose anche simpatiche e divertenti per i bambini. Ma certo, con i bambini è una cosa semplice, un gioco che si può fare. È da lì che bisogna partire, per esempio. Poi un'altra cosa che noi assolutamente, a noi non piace, ed è stata una cosa condivisa, è questa carta che va sbattuta per terra, buttata sul marciapiede, che si sparge quando ci sono i venti, le piogge, diventa una cosa inverosimile. Ci sembrava veramente una cosa indegna di un comune. No, bisogna dare un contenitore, la carta va messa all'interno del suo bel contenitore e non va assolutamente sparsa per i marciapiedi. Perché invece questa è stata una cosa che ha voluto fortemente l'amministrazione celeste. La società che la raccoglie in questo modo. Ecco, la società in alcuni comuni tipo Recco in provincia di Genova la raccoglie in altro modo, nel senso che la lascia in contenitore e assegniamo che la raccoglie in questo modo. Sempre la stessa società. Bisogna capire il tipo questa di società ha delle modalità diverse. E poi il comune ti fa parte di Celeste, perché poi due settimane dopo finisce. Che oltretutto è un contratto di 7 anni. Sì. No, poi la cosa che fa pensare è che nei condomini questa cosa avviene. I condomini hanno il loro bel bidoncino di acqua, non tutti. Vabbè, per cui qualcosa che l'abbiamo qualcosa c'è, non deve essere una cosa fatta in questo modo, cioè deve essere tutta. Alcuni hanno dato l'ok, altri hanno detto di no, comunque anche là bisogna capire il perché e il per come. Va bene, per cui. Comunque questo rientra sempre nel discorso di valorizzazione e salvaguardia del territorio, visto che abbiamo un territorio che basta andare in giro per vedere quanto è devastato sotto tutti i punti di vista. Perciò insomma anche questo rientra nel punto importante della valorizzazione e salvaguardia del territorio. È un altro dei punti che noi abbiamo messo nel programma. Noi abbiamo delle cascine bellissime, abbiamo dei fontanili che non so se li conoscete, vi inviterei ad andare a vedere, abbiamo delle aree di Parco Sud. Purtroppo ne avevamo una nel quale è stato costruito un bellissimo McDonald's che da là c'è e da là non si toglie assolutamente, purtroppo non ci abbiamo potuto e ci sono state un sacco nonostante risultano abusivi, nonostante comunque queste sono le cose che ci ritroviamo. E certamente, per esempio, noi abbiamo fatto molta pressione con i commissari rispetto a un fontanile che si trova adiacente all'area dove c'è il McDonald's, che arriva quasi a lambire il centro del comune, e gli abbiamo chiesto che qualsiasi situazione edificabile che dovrebbe riguardare quella zona, che si trova all'interno di accordi che stanno venendo fuori, perché lì c'è tutta una situazione di persone che hanno comprato il terreno e che vogliono assolutamente portare avanti queste costruzioni che dovrebbero essere fatte a latere del McDonald's, gli abbiamo detto il fontanile deve essere valorizzato, va sistemato, va salvaguardato, perché è un patrimonio
che dei cittadini di Sembriano e assolutamente non deve essere messo in secondo piano, anzi all'interno di tutti quegli accordi doveva essere la prima cosa che doveva essere salvaguardata. Poi le altre cose dovevano essere messe in un secondo momento. E per esempio questa è una delle lotte che riguardava il territorio che noi abbiamo fatto. I commissari ci hanno promesso questo, addirittura abbiamo avuto dei contatti con Legambiente, con queste strutture, proprio perché volevamo che intervenissero e premessero anche loro rispetto a queste cose che ci sembrano importantissime da salvaguardare. E noi ne abbiamo tante su questo territorio. Veramente potrebbero diventare anche una risorsa del nostro paese, perché potrebbe diventare un percorso ciclabile, una modalità turistica per fargli vedere quello che è la nostra campagna, la nostra situazione agricola, e questi fontanini che sono importantissimi sia per le terre che devono essere bagnate, ma proprio perché hanno una loro particolarità, peculiarità rispetto al clima, rispetto al terreno, insomma ci sono delle cose, degli studi che dicono che sono importantissimi per poi per il nostro territorio lombardo, perché è proprio una cosa tipica, sono delle sorgenti naturali e nel nostro territorio purtroppo questo fontanino in particolare è sommerso dai rifiuti. Sì. Ma è acquistabile? Sì. Il comune lo può acquistare, perché ad un modo è acquistare l'area. Ci sono altre soluzioni. Ci sono delle trattative in corso, abbiamo preteso che i commissari se ne occupassero e che utilizzassero gli oneri derivanti da questa ristrutturazione che dobbiamo fare in quella zona, facendo sistemare il fontanile e che diventasse proprietà del comune. L'abbiamo chiesto, però siamo fuori dai giochi. Allora adesso siamo fuori. Però comunque è una battaglia che si porterà avanti in qualsiasi maniera. Va bene, adesso magari stringiamo perché ci stiamo allungando, dobbiamo dirvi tante cose. Anche perché il programma ce l'ha bene. Allora, per quanto riguarda i trasporti pubblici, è già stato detto abbondantemente, abbiamo intenzione di riproporre di nuovo la soluzione di dell'integrazione tariffaria, in modo che si possa alternativamente prendere il bus, il treno con la stessa tariffa, non capiamo perché deve essere con un unico biglietto, ma abbiamo aggiunto una cosina in più. Proprio perché la Via Novara è una cosa indegna, tutti siete fruttori di questa zona, c'è un traffico impossibile, quindi potrebbe diventare veramente un aiuto a incrementare, ad aiutare il traffico, vedere di, magari parlando fra comuni limitrofi, poter mettere una navetta. Una navetta che dia la possibilità ai cittadini di Sembriano, ai cittadini che ne so, di Vittorio stesso, se sono lontani dalla stazione, magari qualche altro comune limitrofo, che questa navetta possa dare la possibilità ai cittadini, senza dover prendere la macchina, a raggiungere la stazione. Perché diventa un problema sempre dover prendere la macchina, dover raggiungere, siamo lontani, spesso e volentieri la stazione non viene neanche presa in considerazione per raggiungere Milano e per andare a lavorare, proprio perché c'è da prendere la macchina. Invece se si riuscisse a spingere, magari mettendolo in condivisione e fare questa navetta, potrebbe essere una valida alternativa e si incrementerebbe di più l'uso del trasporto pubblico anziché quello della macchina. Questa è un'altra delle nostre proposte che facciamo. Ancora due cose vorrei dire. All'interno del nostro programma c'è l'attivazione di alcuni sportelli informativi. Questo perché? Perché ci siamo resi conto che nel passato, ma anche adesso, la gente veniva lasciata un pochino a se stessa. Per esempio abbiamo chiesto fortemente ai nostri commissari di aprire uno sportello amianto,
Allora, lo sportello vero e proprio non è stato aperto, però la l'assessorato ai lavori pubblici si è dato disponibile presso i loro locali di dare comunque a chiunque si presentava le informazioni. Però spesso e volentieri la gente ha bisogno di un punto di riferimento costante, che ci sia spesso, che abbia dei giorni prestabiliti. E allora abbiamo pensato, per esempio, a inserire l'attivazione di alcuni sportelli informativi. Per esempio, uno degli sportelli che a noi sta a cuore, noi in questo gruppo di candidati siamo 6 donne, e siamo 6 donne molto sensibili al problema della violenza sulle donne, quindi ci pareva importantissimo che all'interno di un comune venisse fatto uno sportello di aiuto donna, uno sportello dedicato, uno sportello dove chiunque ha bisogno di aiuto, ha bisogno di informazioni, ha bisogno di avere una struttura che la supporta e gli dia dei consigli, delle altre indicazioni sulle modalità di comportamento, ci dovesse essere, perché questo veramente vuol dire dare un vero servizio al cittadino. Quindi uno sportello che dovrebbe chiamarsi, secondo noi, Aiuto Donna Non Sei Sola. Questo sportello, fra l'altro, dovrà avere una caratteristica basilare: dovrà essere accessibile facilmente e l'accesso dovrà essere anonimo. Quindi bisognerà trovare anche la collocazione adatta, e non è una cosa da poco, deve essere una cosa fatta con criterio. E noi sei ci siamo trovati tutti d'accordo, abbiamo detto è uno dei primi sportelli che deve essere aperto, e deve essere aperto sempre, e speriamo di poterlo portare avanti. Altre cose che avremmo voluto fare sono, naturalmente, perché noi siamo stati molto attivi per quanto riguarda la legalità, e magari uno sportello anti-racket e anti-usura, perché spesso non tutti hanno l'idea di poter prendere e andare direttamente dal carabinieri, magari qualcuno ha bisogno di essere indirizzato, ha bisogno di capire, e questa potrebbe essere una bellissima cosa anche per dimostrare che chi andrà prossimamente al comune è al di fuori di tutto quello che c'è stato, e amplifica queste cose proprio per stare vicino al cittadino nel caso si trovasse in questo tipo di difficoltà. Pensavamo anche a uno sportello lavoro, per esempio, visto che ultimamente è un problema che riguarda moltissimi giovani, ma non solo, riguarda anche moltissime persone che vengono lasciate a casa, uno sportello dove si potesse fare dei corsi per dare delle idee nuove, per insegnare dei mestieri nuovi, in modo che chiunque si trovasse in questa condizione potesse rimettersi in gioco, non so, dando delle indicazioni circa le cooperazioni, circa le opportunità che si possono cogliere, bandi europei per le start-up, insomma un luogo dove qualcuno che ha queste cose, queste problematiche, potesse rivolgersi e avere delle informazioni per rimettersi in gioco. Noi la pensavamo così. E senza contare che potrebbe fare anche da trade union nel caso di persone che si trovano vicine al pensionamento e vengono lasciate a casa, per cui potrebbero anche essere aiutate magari a raggiungere la pensione, a fare delle domande, magari ad essere indirizzate, quindi poteva anche dare questo tipo di aiuto. Pensavamo anche, visto che è in vigore la nuova legge del 2014, di aiutare con uno sportello le separazioni di divorzi. È all'ordine del giorno, se ne fanno tantissime, adesso ci sono, con questa legge del 2014, che è uscita nel 2014, ci sono delle modalità in cui si può fare una pratica veloce, può essere fatta anche nel comune, ci sono particolari peculiarità, non ci devono essere figli, non ci devono essere cose eredità o cose che pendono, per cui ci sono delle semplificazioni che anche qui possono essere date come informazioni a chi si trova in questa condizione.
è comunque un aiuto che viene sempre dato ai cittadini. E poi, come ultimo punto, mi interessava affrontare il discorso dell'associazionismo. Allora, in questo comune non esiste una casa delle associazioni, non esiste un punto dove le associazioni possono essere collocate, non esiste un luogo di incontro, di aggregazione, dove poter dialogare, discutere, dove confrontarsi, dove fare cultura, dove presentare quadri, mostre, un luogo veramente dove i cittadini possano ritrovarsi per avere queste cose. E l'idea è che se si potesse trovare un'idonea ubicazione, noi saremmo dell'idea di portare avanti anche questa cosa, perché è proprio una cosa che manca in questo comune. Io vi ho detto più o meno quello che sono i punti che secondo me sono i principali. Io posso fare un altro punto che riguarda la visione futura di Sebiano, che è quella che si darà dopo le elezioni. Io dico solo una cosa, non abbiamo il sentore di come andranno le elezioni perché siamo in 6 liste e quindi sarà una sorpresa. Dipenderà molto dai cittadini e anche un voto immagino che farà la differenza, per cui è veramente difficile poter fare le previsioni, ma in questo momento non ci interessa, vedremo quello che succederà, succederà. Come dicevo prima, qualunque cosa succederà per noi sarà un successo, perché abbiamo fatto tante cose. La lista. Quello che volevo dire è che ci sarà tanto lavoro da fare, tanto lavoro perché la situazione è veramente messa un po' male, ognuno di noi dovrà fare la sua parte, bisogna, come voi vedete, siamo pochissimi, bisogna anche questi 6 mesi vengano tirati fuori dalle case, che tirino fuori un po' l'orgoglio e che facciano vedere che ci sono, perché fino ad ora questa cosa non si è vista per nulla, tutti si lamentano, tutti hanno detto, hanno fatto, hanno detto di tutto, anche di come è andata a finire la situazione di Sedriano, però i cittadini non vengono fuori, non si vedono, e invece i cittadini devono ritornare ad essere orgogliosi di partecipare, soprattutto a partecipare, e a partecipare perché è i cittadini che partecipano alle attività comunali sono una garanzia, io la vedo così, quindi è questo quello che io penso per il futuro di questo comune. Questo è quanto. Grazie. Io sono il candidato sindaco, lo avete capito, e abbiamo 14 candidati, come dicevo prima ci sono 5 donne, ve li presento, Luglia Ivaglioli, poi abbiamo Rosa Lucio, poi c'è la Tiziana Materozzi, Massimiliano Pierdino che è dietro, Francesco Colombo che è il più giovane che abbiamo in lista e che fa parte di Sinistra di Sedriano, abbiamo il nostro Fusi Antonio che è da dietro, la nostra anima ambientalista, andiamo a chiamarla noi, abbiamo Toro Prezzi che è sul fianco, abbiamo Adelaide Pizzo che è là dietro insieme a Luciano Pignataro, abbiamo Bezio Creara che purtroppo non è presente perché sta arrivando da Roma, abbiamo Andrea Goldani che è lì, abbiamo Viviana Borriello e Leone Fabio che purtroppo mancano, non sono presenti, e la Luciana, l'ho già detto. Gabriele Zanaboni, che anche lui. Purtroppo lavoro, è all'incontro con Pisapia. Oggi era a Milano a fare un'altra. Bene, questa è la nostra squadra, noi abbiamo lavorato così, questo è quanto. Nella lettera di questo volantino ci sono il perché votare Sinistra di Sedriano, perciò abbiamo deciso di scriverlo, perché sono tanti perché votare Sinistra di Sedriano. Il primo punto sicuramente è che noi abbiamo lavorato tanto e il lavoro che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti.
e speriamo appunto che tutto questo lavoro venga riconosciuto dai cittadini setrianesi. Perché non abbiamo detto tanti no, ma non li abbiamo detti per partito preso, ma perché facciamo una posizione sana e comunque da ogni nostra posizione si è sempre seguita. Insomma, noi speriamo di raccogliere soddisfazioni da parte dei cittadini di Sedriano, ma soddisfazioni per il lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una bella opposizione, una buona opposizione, un'opposizione di sinistra, quella che probabilmente manca a livello nazionale, ma che invece si può dire che c'è a Sedriano. C'è un'opposizione di sinistra. Perciò speriamo che questo ci porti a un buon risultato. Grazie a tutti per essere intervenuti e apriamo alle domande. Alle domande. Semplicemente questo, sinistra di Sedriano cosa intende fare il fatto delle scuole in caso il dopo? Cosa potrebbe, la situazione oggi visto la situazione com'è, com'è il fatto dei carotaggi non si capisce bene ancora cosa ci sarà sotto, quindi diciamo che tutto in mano alla magistratura in questo momento, perciò sì, tante cose. Mi sa che partirà qualche altro giro di base. Parco bisogna distinguere il parco e l'area feste. Parliamo di aree feste. Io ho parlato prima del parco che deve essere in condizioni pietose. Ok. Cioè, no, il senso di arrivo all'arredo è vero. Invece tu immagino volevi capire. Sì, sì. Che cosa vuol dire quel finto laghetto? E certo, lo sappiamo che è ancora in mano tutta la magistratura, ma allora, innanzitutto appunto bisognerà capire che cosa viene fuori dalle indagini che ci sono. Supponendo che la magistratura a un certo punto riconosca che c'è possibilità di utilizzare, sanificando, facendo quello che c'è eventualmente da fare, è chiaro che le nostre priorità nei confronti soprattutto delle strutture murarie, perché di quella specifica cosa bianca lunga, è innanzitutto trovare il modo di inserire delle attività che vengano utili al sociale, agli anziani, ai ragazzi, ai giovani, a coloro che hanno cose da fare in quell'ambiente. Quindi la struttura è stata fatta, adesso sta cadendo a pezzi, marcia sopra, marcia sotto e marcia sul sottosuolo, ma nel momento in cui sarà sanificata, le cose primarie che abbiamo in testa sono queste. Sono strutture che sono state pensate per i cittadini e noi approfondiremo queste cose. Per i cittadini devono anche perché mancano gli spazi aggregativi per i giovani. Prima c'erano, sono stati chiusi dalla Giunta Celeste, non sono mai più stati riaperti, i giovani veramente non hanno uno spazio dove ritrovarsi. Si ritrovano sotto quel tendone che è terra di nessuno, sperduto nell'angolo del parco, e però non c'è una struttura al chiuso, non c'è una struttura dove loro comunque possono fare le attività che facevano comunque anni fa, poi la Giunta Celeste ha deciso di chiudere. Ovviamente quella parte lì è una parte che bisognerà capire bene come si svilupperanno le indagini, come la magistratura, però ovviamente sono stati spesi tanti soldi per quell'area feste. Quella struttura lì doveva diventare non si sa cosa, un ristorante. La pista di snowboard sul tetto era stata pensata per una pista di snowboard a Sedriano. Ti aggiungerei yes. Non so se ci rendiamo conto dell'assurdità e della banalità di questo progetto. Per poi capire che non erano stati fatti i vespai e perciò c'è l'umidità che arriva fino a un metro e mezzo d'altezza. Ha piovuto dal soffitto e è caduto tutto il controsoffitto. Tant'è che i commissari hanno aperto alla cittadinanza per un paio di giorni la struttura per far vedere. Noi abbiamo spinto. Abbiamo chiesto per questa cosa. Abbiamo perché era giusto che i cittadini vedessero come erano stati spesi. Però purtroppo ci sono andati molti pochi. Esatto. Io sono andata e il giorno mi ha detto che ero l'unica. Esatto, e questa è sempre la parte deludente. No, l'unica quel giorno. Esatto. Perciò... Quindi appena si saprà qualcosa di più preciso, chiaramente esatto. Delle idee le abbiamo, però in questo momento non si può. Ma scusate, ma se c'è una bonifica in corso, qualcosa di preciso, no, una demolizione. Non si sa, sappiamo cosa c'è dentro, quindi devono cioè, hanno fatto i carotaggi, c'è un qualcosa, ma lo sappiamo oggi. Non è chiaro, dai. Usciranno. I commissari hanno detto. Sono carotaggi di acqua? Cioè, li hanno fatti in prezioso o li hanno fatti in tribunale?
comunali, quindi la questione era... Solo che non l'hanno ancora reso pubblico. I commissari hanno parlato di materiali incoerenti, inidoni col sito, diciamo così. Non si sono espressi al riguardo, ma insomma, mi pare... Speriamo che non ci sia niente nel senso che lì sotto probabilmente c'è qualcosa che... Non ci dovrebbe essere. Non ci dovrebbe essere quello che c'è. Quindi quando sappiamo cosa c'è, si capirà anche che tipi di bonifiche devono essere fatte. E soprattutto le responsabilità, perché forse è il caso anche di mettere in chiaro... Visto che c'è una direzione c'è un'inchiesta penale in corso, perché è ancora tutto segretato, quindi potrebbero esserci anche dei reati sotto, qualora questi carotaggi dovessero venire fuori delle cose poco chiare. Altre domande? Ho letto che c'è una cosa per lo sportello per le unioni civili, ma è rivolta solo agli etero o anche ai gay? Per noi non c'è differenza. Un registro delle unioni civili. Noi lo istituiremo, perché ci ovviamente poi è ovvio che poi a livello nazionale ci deve essere una legge che poi convalidi. Anche il sindaco Pisapia ha fatto un registro delle unioni civili gay, però è ovvio che se poi viene a mancare la legge nazionale, però comunque da parte nostra parte segnale. Anche l'utilizzo delle subculture non solo le parenti, quindi non solo le parenti consanguini, quindi se c'è un compagno. Cioè il registro è per questo. Cioè che va a prendere tutto, non solo il registro, ma anche oltre, cosa che oggi manca, quindi giusto anche a livello di civico. Se siete aperti, pensate di essere aperti al dialogo con le realtà locali, cioè perché magari ho l'immagine di un gruppo piuttosto ben determinato, ben chiuso con le loro idee, allora mi chiedevo se non so, un'apertura al dialogo anche con la parrocchia, con i gruppi di Caritas, con la realtà territoriali. Beh, anche perché sono realtà importanti di questo paese, non si può chiudere a niente. Oggi già si dialoga con molti gruppi, quindi non è così. Assolutamente sì, la massima apertura, anche perché ci rendiamo conto che ci sono insomma delle realtà radicate. Non chiudiamo l'oratorio, assolutamente. Noi vorremmo dei centri di aggregazione giovanile paralleli, perché uno deve avere una scelta. C'è essere una scelta sia l'oratorio, c'è essere dentro che ha chiuso una scelta civile che ha strappato la giunta a Rigo dall'assessore Paolone sulla questione del gas, che l'ha chiuso. Quindi noi su questa cosa qua spingeremo, diversi locali potrebbero seguire quello. È importante che ci sia proprio una collaborazione sul territorio con le realtà, è qualcosa che a volte viene proprio a mancare questa cosa qua, no? Per cui si lavora, si opera ognuno nel proprio ambito. Infatti anche la associazione di Cicciarelli andava in quella direzione là, dare spazi un po' più belli e comunque anche sale, cose del genere. Oggi non ci sono, oggi c'è la Casa Pastore dove si trovano 25 associazioni insieme, invece no, ognuno dovrebbe avere il suo spazio. C'è già stato un altro, diciamo, al teatro quest'anno, l'ANPI, in collaborazione con il gruppo teatrale dell'oratorio, su cui abbiamo fatto una mano, è stato un'iniziativa, quindi
c'è stato già una bellissima. Anche la chiesa alla che noi abbiamo messo nel programma, la chiesetta San Bernardino, sarebbe bello usarla anche per cose civili, mostre. Io ho messo anche in programma, che ci dispiace perché era stata ristrutturata anche con uno sponsorizzazione del comune e doveva essere utilizzata da, per tutte e due le situazioni. Bisognerebbe andare a leggere il bene e le carte. Dove su Chiesa San Bernardino si può andare perché abbiamo già visto che si può, infatti molte amministrazioni all'epoca l'hanno fatto, poi Gatto Celeste giustamente ha chiuso tutto. Comunque ripeto, una gestione di un comune, questo è quello che siamo noi a portare risposte, senza la collaborazione con queste realtà locali che sono fondamentali e necessarie. Poi è chiaro che noi non la pensiamo con la pensare che sono Fratelli d'Italia, per dire una cosa che fa ridere, però è inevitabile, è importante che si accada. L'ascolto e l'apertura alle altre realtà. L'apertura del dialogo, poi chiaro, le regole ci devono essere, insomma, si devono trovare come in tutti i momenti. Certo. Assolutamente sì. Altre domande? Io volevo chiedere, rispetto all'idea di nuovi centri di aggregazione che appunto riguardano i giovani, il sociale, la biblioteca. Cioè che comunque è il gioiello. L'abbiamo affrontato così. Io sono arrivata un po' tardi. E c'è qualcosa, cioè c'è qualcosa di più di un'idea, perché comunque è tragico. Ho un magazzino. Che si vede la mamma che la domanda è fatta. Perché? No, se non ti fa da mangiare, Non l'hanno fatto, spero. No, prendendo il tema della biblioteca, come diceva prima Rossella, è situata in un posto che sicuramente non è adeguato per ospitare una biblioteca. Sia perché è all'interno di una scuola, quindi occupa aule degli studenti, sia perché è piccola, obiettivamente è piccola, e svolge solo la funzione di distribuzione dei libri senza occuparsi invece dell'aspetto che riguarda proprio gli studenti. Io ho in mente biblioteche nei paesi qua attorno, vediamo Bareggio, Magenta, dove molti sertilianesi della mia età vanno a studiare a Magenta perché c'è un posto dove si può studiare, non prendere libri e basta. Quindi sicuramente ampliare la struttura e rendere lo spazio sia per i libri sia per lo studio. E quindi poi facilitare lo studio con un wifi libero, dove uno può portare il computer e attaccarsi alla rete wifi e studiare in un clima sereno, perché lì i posti che ci sono pochi, i computer sono pochissimi, vanno molto lenti. Quindi l'unico problema è appunto trovare un posto dove costruirla. Si pensava, come diceva prima Rossella, alla villa questa qua. La villa Lavena. Però non si può, perché il progetto sarebbe quello. Il fatto che non si può bisogna trovare le risorse economiche. Perché sarebbe in una posizione ottima. C'è anche un bellissimo giardino. Anche lì la struttura bianca che c'è nel parco delle scuole, poteva anche essere quello. In logica pensavo che un luogo anche quello. Logica normale, cioè in genere in un parco dove diventa anche un luogo di aggregazione di chi non so, di giovani, non giovani, perché in realtà. No, comunque è nelle intenzioni, poi si tratta di identificare il posto più adatto. Certo. Quella struttura al parco potrebbe essere una volta eventualmente bonificata, sistemata, eccetera, adibita anche particolarmente a questa cosa, oltre alle cose di cui parlavamo prima. Una cosa deve essere fatta alla biblioteca, perché infatti nel nostro programma è appena questo argomento. Altre domande? Basta. Okay. Adesso noi facciamo un piccolo rinfresco con Vuole fermarsi. È un aperitivo. Sì, ma tu parli una Grazie.